Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria di nuove aree parcheggio all'uscita autostradale a Crea Nocera Inferiore. L'intervento, atteso da 16 anni, sarà realizzato grazie ad un finanziamento regionale. Presenta l'apertura del cantiere insieme al sindaco Paolo De Maio e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. MCM. Caro Paolo, almeno questa cosa, che si deve 25 milioni di euro, non si soffa. Devo dire che in questi 10 giorni abbiamo avuto 2 grandi soddisfazioni politiche. Questa sull'autonomia praticamente è stata accettata la linea della Regione Campania. E cioè prima si definiscono i LEP, i livelli essenziali di prestazioni per tutta Italia, e poi si definiscono i poteri. Da questo punto di vista Calderoli ha fatto una scelta importante, perché ha accettato di fare prima i LEP entro 6 mesi. Faremo di più, perché venerdì presenteremo a Calderoli anche un elenco di interventi che si possono fare immediatamente a Costituzione invariata. Rapporti con le soprintendenze, autonomia per i piani paesaggistici, autonomia della Regione per quanto riguarda i pareri per opere pubbliche di interesse regionale, autonomia per i porti, autonomia per le autorizzazioni di impianti energetici alternativi. Insomma, la linea della burocrazia zero a cui stiamo lavorando da anni. Queste cose le possiamo fare da subito, in 2 mesi. Quando abbiamo immaginato questa candidatura di questo progetto, io sedevo nei banchi del Consiglio Comunale con il sindaco Torquato, immaginiamo la realizzazione di quest'opera strategica. Oggi abbiamo contrattualizzato con l'impresa il rapporto, abbiamo liberato l'area, abbiamo attualizzato un progetto che sarà un'infrastruttura fondamentale per unire 2 aree importanti, quelle da Santa Chiara a Nocera Superiore, un progetto che prevede 200 posti auto, sicché anche a Nocera puoi arrivare, parcheggi l'auto e arrivi a 50 metri nel cuore della città, pensiline per mezzi elettrici per il trasporto urbano verso altri luoghi, un'opera che potrà iniziare a far cambiare il volto di una città che stiamo già portando avanti grazie al lavoro svolto negli anni passati. Lo stiamo facendo con il completamento della rete fognaria, ci siamo messi subito al lavoro per rilevare il binario dismesso della zona di San Francesco, una parallela di via Ricco che potrà alleviare il traffico della zona Arenula, e poi abbiamo confermato una candidatura che è già arrivata dall'amministrazione Torquato, l'abbiamo portata avanti, abbiamo affidato la progettazione per 1 milione d'euro per un progetto, un'opera di circa 25 milioni d'euro a totale competenza, risorse esclusive della Regione, che metteranno in collegamento l'area industriale di Fosso Imperatore e l'area industriale di Casarzano, che migliorerà anche il collegamento con Rocca Piemonte, Castel San Giorgio, Nocera Superiore, quindi per l'agro, per dirottare il traffico pesante dirottarlo dal centro cittadino alle aree industriali. Quello immaginiamo di realizzare quel parco urbano che abbiamo rivendicato in campagna elettorale, con al centro la caserma Tofano, che può essere un punto centrale della città di Nocera Inferiore. Grazie di Nocera Viva Lagro, bocca al lupo.